Allora, ci sono un pizzaiolo, una bagnina e un amministratore di condominio e sono chiusi in una casa. No, non è l'inizio di una barzelletta, ma uno dei momenti televisivi più seguiti degli ultimi 20 anni, l'ultima puntata della prima edizione del Grande Fratello. Più di 16 milioni di italiani stanno guardando queste tre persone, che ancora non sanno quanto il momento che stanno vivendo cambierà la storia della televisione. Il padre del Grande Fratello è il produttore televisivo olandese John de Mol. Nel 1996 de Mol legge un articolo sull'esperimento svolto a Biosfera 2. Dal 1991 al 1993 otto scienziati hanno vissuto all'interno di un ecosistema artificiale e autosufficiente, con l'obiettivo di capire se questo sistema fosse adatto alla vita in caso di colonizzazione spaziale. Spoiler, non era adatto. A de Mol colpisce molto l'idea della convivenza forzata. Così scrive un primo format in cui 6 persone vivono per un anno segregate in una villa lussuosa, dal titolo La gabbia dorata. Poi il format cambia, i concorrenti diventano 9, i giorni di convivenza 100 e l'idea di affittare una grande villa viene eliminata. Si decide invece di costruire una casa su misura, con dei corridoi interni che permettano ai cameraman di seguire quello che succede in ogni stanza senza essere visti dai concorrenti. Questo controllo perenne e nascosto ha ispirato il nuovo titolo dello show, Big Brother, o Grande Fratello, dal nome del dittatore del romanzo 1984 di George Orwell, che tutto vede ma che nessuno sa come sia fatto. De Mol racconta di aver detto ai suoi collaboratori: «Ci sarà un momento in cui si parlerà di un'era della TV prima del Grande Fratello e di una dopo il Grande Fratello». Ha ragione, la prima stagione del Big Brother olandese del 1999 ha enorme successo, così come la prima edizione spagnola, tedesca e inglese. Quando nell'estate del 2000 si comincia a lavorare sulla prima edizione italiana, alcuni giornalisti e critici mostrano forti preoccupazioni per questo nuovo programma il cui scopo è osservare la vita di un gruppo di sconosciuti. Eugenio Scalfari, nel giugno del 2000, scrive su Repubblica che il Grande Fratello è uno spogliarello televisivo. Daria Bignardi racconta che questo articolo l'ha convinta ad accettare la conduzione. Eugenio Scalfari paventava l'arrivo del demonio, ovvero del primo grande reality show. Aveva scritto che i reality avrebbero rappresentato la fine della televisione, o qualcosa del genere. A quei tempi, per me, il richiamo del demonio era irresistibile. La prima puntata del Grande Fratello italiano va in onda il 14 settembre 2000 ed è immediatamente un fenomeno. I protagonisti diventano delle star sia nella casa che una volta usciti e il programma si guadagna un telegatto molto discusso. Sono incazzato nero, è molto diverso. Mentre una parte della critica televisiva non digerisce l'arrivo dei reality in Italia, il pubblico li ama e continua a farlo nelle successive edizioni. Il direttore di Canale 5 nel 2000, Giorgio Gori, spiega questo successo in un cambiamento del pubblico. Penso che il reality sia uno specchio, un riflesso di un sentimento che è molto diffuso oggi, cioè il fatto che non crediamo più tanto negli aspetti collettivi, politici, sociali, e molti di noi tendono a privilegiare invece un aspetto personale, individualistico, a credere più in una dimensione personale, individuale che non nella politica. Il Grande Fratello arriva in una fase di cambiamento per la TV. Un programma che fornisce 24 ore di materiale al giorno è perfetto per sperimentare nuovi formati e nuovi mezzi, primo fra tutti il web, oltre a fornire storie e personaggi per i programmi già esistenti. O, come hanno detto alcuni addetti ai lavori, il fatto che questi personaggi poi abbiano riempito tanti altri programmi ha fatto nascere appunto questo detto che reality è come il maiale, no? Dove non si butta via niente. A gennaio 2020 si contano 16 edizioni del Grande Fratello e 4 edizioni del Grande Fratello VIP, dove gli sconosciuti si sostituiscono le celebrità. Nelle edizioni con gli sconosciuti, molti personaggi sono riusciti a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Il successo di questo capostipite dei reality è anche un'ispirazione per produrne di nuovi, come La Fattoria, La Talpa o L'Isola dei Famosi. I reality diventano un fenomeno anche grazie alla loro commentabilità. Già dalla prima edizione del Grande Fratello nasce lo spin-off Mai dire Grande Fratello, in cui la Jalapas Band mostra alcuni momenti della casa scartati dalle trasmissioni ufficiali,
che con il tempo diventano momenti cult. Alla mia libertà emotiva è una vita magnifica. Sì. Una frase molto bella. Tutte e due. Come andrà a finire questo? Non si capisce il significato della frase, ma attenzione. Scoppia la ridarona di dietro. A lui va di traverso, ma gli sputano addosso. Scoppia anche l'esofago di lei. Attenzione adesso. Questo rutto non è un buon presagio. Il programma dà nuova luce a personaggi della casa grazie alle imitazioni o a soprannomi particolarmente azzeccati. Ottosangolo! È un momento fantastico! La paperetta, ti prego! Ci sono anche i personaggi provenienti dai provini delle varie edizioni, che diventano materiale da meme in un momento in cui i social non erano ancora parte integrante delle nostre vite. E il tuo tallone da killer? Ecco, da killer? No! Lui, ad esempio, ha partecipato ai provini dell'edizione del 2009 del Grande Fratello. Finisce nella puntata di Mai Dire Grande Fratello nel 19 gennaio 2009 e in quel momento Facebook era arrivato in Italia da 8 mesi e il pulsante like sarebbe nato un mese dopo. Nel giro di pochissimi anni, il pubblico che fino a quel momento aveva spiato un gruppo ridotto di persone in TV ha iniziato a condividere la propria vita privata sulle piattaforme social a un pubblico di amici e anche di sconosciuti, pronti a votare e commentare la quotidianità altrui. Nel 2000, gli spettatori dell'ultima puntata del Grande Fratello erano 16 milioni. Oggi, le persone che usano i social in Italia sono 35 milioni. Senza bisogno che sia il Grande Fratello a chiedercelo, sempre più spesso condividiamo esperienze e sentimenti sui nostri profili, aspettando un riscontro dagli spettatori, e trasformiamo le stories nel nostro confessionale tascabile. E poi tipo ieri, ti vedo dal vivo e ti dico che sei un coglione faccia a faccia e abbassi lo sguardo. Dove sono le sigarette?